Gölö da Aruba, piccola isola caraibica davanti a nord del Venezuela, ex colonia olandese, e corre in corsia numero 3. Lui ha un personale 10:27, ma dovrebbe davvero superarsi per conquistare una qualificazione che sembra facile, soprattutto per Keston Bledman, vedete, e Walter Dix. Particolare interesse la corsia numero 8 per Jason Smith, l'irlandese, a 8 anni, ha perso il 90% della vista per una malattia genetica e corre con enormo dotati, lo vedete alla sinistra di questa inquadratura. Dix si guarda attorno, vince questa sera assieme a Akiness e a Bledman con un tempo contrario di quasi 2 metri. Abbiamo notato il vento che molto irregolare, a volte contrario, a volte forte a favore. Harry Akiness, il britannico, si qualifica assieme a Walter Dix con 10:25. Vedete, tempi modesti, il meglio a questi uomini lo daranno domani in semifinale e poi eventualmente in finale, cui punta dichiaratamente Walter Dix. Walter Dix, campione statunitense con 9:94 ai trials. Ex pugile, oggi grande sprinter, terzo nei 100 alle Olimpiadi di Pechino. Vedete in scioltezza sul traguardo e poi vedete qui sulla sinistra Smith, dicevamo, del suo handicap. A Pechino ha conquistato due Paralimpiadi, due titoli paralimpici, scusate. Intanto Smith è quinto con 10:57, lui che in carriera ha corso in 10:22, ben lontano dal suo limite personale, e Jason Smith che